Entriamo per la prima volta qua. Escono i mostri. Oh santa pace. Qui siamo dove una volta le persone pranzavano. Che ne so? Come è ovvio dal titolo, oggi per la prima volta vi incomincio a parlare e a mostrare quello che è e sarà il nostro progetto della casa in campagna. Allora, breve, prometto, sappiamo che non lo sarò mai, breve storia per raccontarvi e introdurvi il tutto. Allora, diciamo che tutto, soprattutto l'idea, è nata nel lockdown di ottobre. Noi prima del lockdown siamo tornati a Padova per non lasciare da sola mia mamma e da lì, durante quel periodo in cui non c'era molto da fare, non c'erano molte possibilità, quello che abbiamo incominciato a fare è di andare in casa in campagna, un po' perché mia mamma aveva bisogno di sistemare gli alberi, potarli, stavano crescendo troppo intorno alla casa e erano un pochino pericolosi. Quindi abbiamo incominciato ad andare in campagna per questo motivo e piano piano, un pochino guardandoci intorno, in me e Jimmy è un po' nata questa idea di pensare di risistemarla e pensare di avere per il nostro futuro una casa tutta nostra che fosse il nostro nido d'amore. Da lì il pensiero si è evoluto e si è anche intensificato grazie a questi incentivi che ci sono in questo momento: super bonus, eco bonus, sisma bonus, tutti i bonus. E abbiamo pensato che fosse effettivamente possibile. Vi spiego com'è fatta la casa in campagna, ve l'ho già fatto vedere in un video di novembre, però insomma, allora, io sono nata e cresciuta, non sono nata, in realtà io sono nata a Trento, ma dopo 15 giorni mi sono trasferita in questa casa, in campagna, nella provincia di Rovigo, dove sono cresciuta con i miei nonni fino all'età di 6 anni, dove poi mi sono trasferita a Modena, ho cominciato a seguire mio papà e quindi quella casa l'ho dovuta lasciare. La casa è sempre stato un casolare in mezzo a una campagna, però questo casolare è sempre stato diviso. Due terzi era parte dei miei nonni, invece un terzo, che è la punta, la parte davanti, la facciata che dà verso sud, era di proprietà di altri. Quindi eravamo due famiglie che convivevano praticamente nello stesso casolare. Una situazione molto strana, anche perché da quel che mi ricordo non andavamo assolutamente d'accordo, quindi c'era molto astio, insomma. Vabbè, tempo fa, dopo che i miei nonni sono venuti a mancare e mia mamma ha ereditato tutto il due terzi del casolare, ha deciso di unificare il tutto e quindi circa 7-8 anni fa ha preso anche la parte davanti. I vicini se ne sono andati e quindi adesso abbiamo la proprietà di tutto il casolare. Però in questi anni mia mamma non l'ha mai sistemato, non è mai riuscita a sistemarlo, l'ha sempre tenuto lì. Diciamo che non è mai nemmeno entrata nella parte nuova, quindi quella dei vicini acquistata, che ora non è più dei vicini ma è nostra, comunque la parte nuova. E noi ci siamo entrati per la prima volta verso dicembre dello scorso anno. Vi lascio la clip del primo ingresso nella casa. È un po' buio, mi dispiace, ma non c'è l'elettricità, non abbiamo aperto le finestre appena siamo entrati, ma più o meno vi fate un'idea della situazione. Entriamo per la prima volta qua. Escono i mostri. Beh, aspetta, aspetta. Gente, ferma. Beh. Beh, non vedo niente. Vieni fuori, vieni fuori. Ghostbusters! Ma non ci sono ragnatele. Beh, per fortuna. Avanti, fifona! La luce non va, quindi non si vedono mai. Ovvio che non va.
Madonna, ma ci sono ancora, cioè non lo so, tipo i giornali, i teli. Cioè, è stata abbandonata. Cioè, ci sono i vestiti. Sì. Sì, lo dai più per scontato. Ma lo so. Report. Report, non cioè, è caso. Guardate, guardate, questi sono dei vestiti chi, non so, cioè, paleolitico perché... Beh, bella la cucina, bella grande. E ci inoltriamo nei locali sospetti. Mm-hmm. Privi, wow, guarda di qua. Privi di ogni specie di vita. Ma c'è anche un frigo. Chissà che... Attenzione. Guarda, qui ci potrebbero essere delle informazioni importanti. Vecchi giornali che potrebbero nascondere. Libro della preghiera. Quello, ragazzi, non manca mai. Un signore, salve, buongiorno. Bisogna oscurare la faccia, siamo a... Ci citi per la privacy. Ok. Famiglia cristiana. Andiamo di là. Il calendario di che anno? Well. No, dai, 2003, neanche da... 2003 sono 15... 17 anni fa. 15 anni. Non lo so, ragazzi, penso sempre di essere... Questa è una credenza... Wow. Che non siamo riusciti a portare via. Guarda, mi mancava proprio un'insalatiera. Perfetto. Mancava l'insalata. Comunque sono felice che non andate avanti me questa cosa. Lì c'è una cantina in bagno sulla sinistra. Ho paura del bagno. Bello, bello grande. Wow, è gigante. C'è ancora il tappetino, assurdo. Ma gli faceva fatica a portarsi via sta roba. Là in fondo c'è anche una doccia, comunque sto bagno è enorme. Se non mi fai ombra. Scusa. Wow, cioè, questi sacchi dell'immondizia. Ma li avevano fatti, che bello. Che bello, ma portarli anche via, cioè, non è che poi mi ha fatto così schifo. Dai, entra. Sta entrando, ma non si vede. Anzi, sul soffitto c'è un pochino di umidità. Certo, è piovuto da sopra, dentro, è un disastro. Allora, salotto. Qui siamo dove una volta le persone pranzavano. Che ne so? Oh vai. Sono ancora le lenzuola. Mi pare ovvio. Ma santa pace. Te la sacra sindone questa. Un tavolo. Oh vai. Silvia. Grazie per mandarmi avanti dicendo pure che è pericolante. No, no, non la scala. Sei salita, la scala va bene, te lo dico. Che c'è un solaio sulla destra che non puoi andarci, non ci devi camminare. Dai, Silvia, camminare qui sopra, ma non entrare nelle stanze. Ma quanto è alta sta casa? C'è tutto un altro. Oh, la Madonna. Silvia. Che c'è? Su. Oggi mi sono esplorazione. Oh, santa pace. Cosa succede? Vestiti? Cioè, ci hanno lasciato un armadio. Sì. Cioè, un armadio. Non entrare. Non entrare. Guarda, non ci tengo molto. Bella sta stanza. Bella. Fammi vedere una cosa. Scusa? Curiosa. Sì, sono solo delle reti. Ok, lì è rotto il solaio. Sì. Qui c'ha piovuto, ma non dovrebbe piovere più. C'è un buco nel pavimento. Qui? Mi pare. Io non ci vado. E c'è un'altra stanza di là? Sì. Sì, anche perché in corrispondenza c'era, c'era la crepa di sotto. L'ho portato anche a noi i mobili, perché lì c'è rimasto qualcosa. Scusa, se scappa qualche ratto. Non aprite quella porta. Bottiglie ovunque. Bottiglie? Ma che cos'è? Vai, vai. Cos'è la difesa? Sono mobili anche. Qua, mobili. Vettura, no, eh? Non ci posso credere, io sono ossessionata. Questa specie di vettura. Ah, quella idea, cosa? Dove impastava il pan? Ah. Ah, sì. Io avevo cose, siccome io avevo il forno lì, lì dentro è un stanale, la madre, maia. Quale? Quello là. Quello? Sì. Questa vaschetta? Sì. L'unica, sì. Ah. Poi c'è una damigiana antica lì. È vetturo.
Sono tutte robe dopo che si possono appendere una volta finiti i lavori. Eh sì. Fare una specie di museo. Quindi... Cioè, sarebbe bello, esatto, recuperare gli oggetti per poi rimetterli in casa e dargli un altro utilizzo, non lo so. Ma guarda, qua c'è da lavorare quante ore vuoi, quanti giorni vuoi. Scusa, di domenica. C'è anche sto... No, sto tavolo no. No, il tavolo no. Cioè, nel caso servissero le... Questa va abbinato a questo attrezzo qua. Vedi? Un compasso. E ora in dialetto è la pianta. E questa qua è sarebbe per battere il ferro. È incudine, sarebbe un incudine. In italiano incudine, ma questa va piantata per terra. Queste alette qua servono perché quando si piccano vada sempre più giù. Questa qua ormai le consumavo comunque. Certo. E quello che batteva il ferro per affilarlo, in sostanza. Sopra là. Ma dai. Lì era il ferro anche. Non deve sapere ste robe. Perché... ma si imparano. Che figata. E sa cosa sono queste? No. Le trappole per topi? No, le trappole per i merli, per i... Attenzione, non si faccia male. No, c'è una... Eccolo qua. Adesso sì, attento che muovo, No, metta che il fermo, è sicuro, qua lì è sicuro. No, sta stare che... Guardarsi anche per i topi questo... Mamma, va bene. Questa qua non ne ho mai vista in giro, ecco. Ma mi ricordo mai quelli. Sì, da piccolino. Sì, però è difficile vedere. Che bello. Quante stecche delle dita, Un compasso lì, una squadra. Ma che abbiamo anche noi a campagna, per quello che abbiamo... Vabbè, che spettacolo. Il problema mio è che io adesso, quando dovrò mettere mano, non so neanche cos'è sta roba. Beh, questa qua... Prima non la butta via. No, infatti. Se hai intenzione di buttarla via, signora, mi dica a me. No, non ho nessuna intenzione di buttarla via. No, perché questa va appesa dopo, va un attimino pulita, restaurata, va appesa. E poi ci insegnerete. Sì. Okay. Wow. Questo qua, lei è antico questo qua. C'era valore. Una porta, vedi che c'era la porta qui. Sì. Ah, sì. Gli aveva il pavimento? Il pavimento è andato. È andato. Noi siamo a tonare del cotto. Dovrebbe essere molto però 25 gennaio 2020, primo sopralluogo con Jimmy che ha il suo attrezzo per misurare tutto. Guardate che professional che è. E questa è la soffitta, che era in uno stato pietoso. E questa in teoria dovrebbe diventare delle... Questa dovrebbe essere la nostra camera da letto, giusto? Una camera da letto. Una camera da letto nostra. Non si sa di chi. Avete appena assistito al primo ingresso in quel caos di muffa, polvere, schifo, vestiti ovunque, roba ovunque, lasciata proprio lì. Non lo so, non lo capiremo mai e vabbè. Fino a gennaio non abbiamo fatto molto perché non sapevamo se andare avanti con questo progetto, era sempre solo un'idea, stavamo cercando anche di capire la fattibilità, quanto potesse essere oneroso, quindi abbiamo sempre soltanto curato il giardino, abbiamo potato alberi, disboscato un pochino, abbiamo tagliato tutto il bambù che tra parentesi sta ricrescendo, quindi è stata una cosa abbastanza inutile, finché non si distrugge totalmente bruciandolo, va bene? E quindi in realtà il primo ingresso in casa con l'obiettivo di sgomberare è avvenuto a fine gennaio, perché a fine gennaio avevamo sviluppato l'idea di fare questo progetto, di ristrutturare la parte di punta, perché in realtà la parte dei miei nonni è messa bene, anzi è proprio affittata, quindi c'è un inquilino che ci cura anche tutto, insomma è presente, non è proprio abbandonata come casa assolutamente, però la parte in punta è come l'avete vista. Quindi io e Jimmy ci siamo presi l'impegno di ristrutturarla, però prima della ristrutturazione
e di avviare i lavori, ovviamente la casa andava sgomberata. Quindi in questo video vi ho fatto principalmente vedere gli ambienti che verranno poi trasformati. La mia intenzione con questi video è quella di farvi vedere oggi il caos e poi si spera fra un anno e mezzo, farvi vedere tutta la ristrutturazione e tutto quello che abbiamo qui in testa, come verrà portato avanti. Io sono super esaltata di questo progetto, voglio cercare e provare di condividere il più che posso e per quanto ci capisco. Quindi io adesso vi lascio con questo primo video di scoperta di che cosa ci siamo messi in testa e quanto siamo fuori di testa, e ci vediamo nel prossimo, dove vi faccio vedere l'inizio dello sgombero. Quindi ci vediamo al prossimo video, che io continuo a filmare adesso, ma io ve lo taglio perché sennò è troppo lungo.